Roberto Pampaleoni Roberto, dello studio orizzontale, sono uno dei componenti della squadra che è prossima apertura, che segue questo progetto di rigenerazione urbana. Questo progetto nasce da un concorso del Ministero dei Beni Culturali, che è stato premiato anche alla Biennale di Venezia, che ha come obiettivo appunto quello di affrontare la rigenerazione urbana non solo in chiave architettonica. Infatti vinciamo il concorso proprio perché non presentiamo solamente un progetto architettonico, bensì un processo che è sociale? Un progetto di rigenerazione urbana che ha come obiettivo quello di coinvolgere la cittadinanza su più livelli. Per questo la squadra che compone... Salve sindaco. Ciao, come stai? Bene. Ciao. Salve. Per questo la squadra che abbiamo tirato su come prossima apertura non include soltanto architetti, ma psicologi sociali che indagano sul territorio, come le percezioni che ci sono sul territorio da parte degli abitanti, artisti che attraverso le loro azioni non portano solo l'opera fino a se stessa, ma momenti di confronto. A noi questi momenti di confronto con gli abitanti che si creano attraverso queste iniziative, infatti tengo a sottolineare il percorso del progetto tutto. Questo cantiere è particolare perché, a differenza di un cantiere tradizionale a cui normalmente siamo abituati, che sottrae un brano di città alla cittadinanza e lo restituisce modificato, quindi noi siamo abituati a vedere cantieri che iniziano e ci restituiscono parti di città completamente modificate. Questo cantiere innanzitutto, per esempio, si aprirà in più fasi, verrà restituito alla cittadinanza delle parti appena verranno completate, quindi non proprio per abituare chi abita questi luoghi al nuovo spazio pubblico. Come strumento di coinvolgimento abbiamo previsto dei laboratori tematici. Noi nello specifico, come studio orizzontale, dal 2010 ci occupiamo di spazio pubblico e di ingaggio della popolazione attraverso lo strumento dell'autocostruzione, per esempio, che è uno strumento che ci permette di coinvolgere la cittadinanza nella costruzione di alcuni elementi architettonici che occuperanno lo spazio pubblico temporanei. E questo a cosa ci serve? Da una parte ci serve a creare un forte legame tra chi abita lo spazio e lo spazio stesso, proprio attraverso la costruzione. Quindi una persona che costruisce un luogo lo sente necessariamente più suo. E a differenza di spazi pubblici che vengono consegnati alla popolazione così come vengono immaginati da lontano dagli architetti e restituiti, e quindi si crea distanza. Invece quello che noi vogliamo fare, l'obiettivo principale del progetto, è quello di accorciare le distanze. Noi i laboratori previsti nella piazza, nella prima parte di piazza che verrà aperta, sono laboratori di costruzione, come dicevo, di elementi di arredo temporanei che serviranno anche per immaginare i possibili usi, perché le persone vanno stimolate anche nell'immaginare come può essere il programma che tenga vivo uno spazio pubblico, perché uno spazio pubblico privo di programma, privo di attività, è uno spazio pubblico che tende ad essere poi abbandonato.